La donna, nel suo dirigheto mi trasporta. Ascolto il suo respiro addormentato e mi dispiace, vorrei amarla. L'altra, la Casa Verde, è una descrizione di una casa, dell'effetto, diciamo, che si riceve nel guardare questa casa, forse una casa di villeggiatura, no? La rosea luce del primo mattino stilla rugiada di stelle. Lì, nella piana, tra verdi palme, verdi olivi, senza ragione, i muri della casa abusiva si ombrano di verde. Il mare lo disegno io e quando ho voglia mi fingo naufrago. Tuttavia, mi sono reso conto di questo grande entusiasmo che hanno avuto le ragazze di Arte Musa, tutte le persone che lo hanno conosciuto e che hanno vissuto con lui dei momenti molto belli e si sono avvicinati anche al suo animo sensibile, a quello che lui viveva ogni giorno e che lo rendevano una persona molto fuori dal comune, straordinaria. A volte al primo impatto si poteva essere capaci di dire ma questa persona perché si comporta così. Poi conoscendolo, cioè lui riusciva a conquistare chiunque con la sua tenerezza, una grandissima sensibilità. Lui ha iniziato a scrivere le poesie quando i suoi figli, soprattutto noi tre, io, Massimiliano e Vittorio, eravamo piccolini. Mi ricordo che molte poesie le abbiamo imparate a memoria, ma lui non scriveva per il grande pubblico, cioè a lui non interessava, quelli erano dei momenti suoi, era il modo di chiudersi in questo suo mondo e trovare la serenità, perché nel quotidiano, nelle diatribe quotidiane lui non riusciva a trovare serenità, era una persona un po' distaccata dalle lotte quotidiane del vivere normale. Quindi, come tutti i poeti, quindi questa sua grande sensibilità riusciva a dimostrarla nello scrivere queste poesie, che poi lui neanche stava lì a scriverle, magari le pensava, poi ogni tanto capitava che le scriveva qualche riga, e noi che eravamo piccoli andavamo lì per imparare, no? Perché ci appassionavamo. Poi c'era la nostra mamma che, essendo insegnante di lettere, ogni tanto gli dava qualche piccolo consiglio, ma veramente l'ispirazione era sua. Riusciva a scrivere pensando sempre al mare. Il mare è stato il luogo che lui ha amato di più perché lui è cresciuto nella villa del padre vicino al mare. Quindi, essendo cresciuto lì, ha vissuto quando il mare era pulito, era trasparente. E lui era come il mare, era una persona pulita e trasparente. E a volte non riuscivamo a capire perché fosse così realmente, ma lui era fatto così e lo si amava per questo motivo. E poi, dopo questo percorso, diciamo di aver scritto queste poesie 40 anni fa circa, poi lui si fermò un periodo, non scrisse più tante poesie. Poi forse negli ultimi 10 anni ha scritto una poesia ogni tanto, ma non le ha mai messe in un libro, non le ha mai volute pubblicare. Quindi questa penso che sia ora una missione nostra, dei figli, poter tramandare tutte queste poesie, che comunque un po' perché le abbiamo poi scritte, un po' le ricordavamo a memoria, ne mancano tantissime. Noi, soprattutto io e mio fratello, ricordiamo delle poesie sul calcio, sul fatto che giocavamo da bambini nel campo in erba, lo sognavamo. Lui queste poesie però non le abbiamo più trovate. Sì, poi si è avvicinato anche alla narrativa, al romanzo, scrisse un romanzo un po' fantastico, perché lui aveva un rapporto speciale con i bambini. La cultura, insomma, del dialetto che si faceva in quel periodo.
sia giusto che le poesie, tutto quello che è arte, venga comunicato. Se si scrive perché si pensa a qualcuno, in quel momento mentre si scrive, che sia un romanzo, una poesia, e allora c'è qualcuno che ci ascolta, se l'impressione di avere un pubblico immaginario. Allora, io ho detto già sia a Grazia che al gruppo dell'associazione che potrebbe essere bello pubblicarle, per cui se dovessi decidere posso metterti in contatto con il mio editore eventualmente, perché è bello, diciamo, che resti qualcosa anche di tangibile, non solo un ricordo, che poi col tempo potrebbe perdersi. Perciò se vuoi ne parliamo, ok? Comunque complimenti. Io non conoscevo l'autore, questa persona, però l'ho conosciuto attraverso questi versi e sono veramente molto belli. Ci passa, come dici tu, come il mare, no? Ci sono momenti di burrasca e momenti invece di calma assoluta, e doveva essere una persona veramente particolare. E poi sì, riallacciandomi, questo è il nostro grande desiderio di questo periodo, poter pubblicare le sue poesie. Adesso ringraziando Arte Musa, Open Art, ringraziando Marco Zacono, Giorgio Caso, Pippo Zan, tutti quelli che sono intervenuti oggi a rendere, diciamo, omaggio alla sua poesia e alla sua persona, e lascio che siano proprio le poesie a parlare di lui. Grazie. Opere, che leggerà una poesia dedicata a Francesco Scudei dal titolo La mia mano è portata al cuore. Sì, grazie. La poesia è stata ispirata a chi vi parla nel momento in cui Franco era in ospedale. Io sono stato insieme alla figlia Mariangela e al marito a trovare proprio Franco in un momento particolare, quando appunto è stato colpito dal male e poi non lo ha lasciato più. E quindi un momento tragico per lui, per noi, anche se io conoscevo da oltre 50 anni e non mi sarei aspettato che potesse essere così drammatico, così tragico nello stesso tempo, anche perché nel rivedere lui in quelle condizioni ho rivisto anche mio padre. E nello scrivere questi versi, sono endecasillabi con rima alternata secondo lo schema ABAB, io ho rivissuto la mia esperienza di figlio e mi sono identificato nella esperienza della figlia o del figlio, perché voi sapete, sono stati citati Vittoria, Massimiliano, Mariangela e ho venuto poco fa Alessandro, ma Massimiliano non c'è in questo momento, ci siamo sentiti poco fa al telefono e io credo che Massimiliano avrebbe avuto grandissimo piacere di stare qui con noi proprio per ricordare il padre a cui era legatissimo, anche per via della passione per il calcio che Franco ha trasmesso a lui, a Mariangela, così giovane, e al nipotino, al figlio di Mariangela. E allora, l'io lirico, quindi non, ovviamente è un io lirico che assorbe sia l'esperienza della figlia, in cui mi sono identificato, sia ovviamente l'esperienza mia nei confronti di mio padre, il quale ho anche sofferto abbastanza. Giusto per riallacciarmi al discorso che faceva Alessandro, Franco, perché noi stiamo dando un'intera testimonianza personale, mi piace ricordare Franco in una fotografia che io ho donato a Massimiliano di 50 anni fa, oltre 50 anni fa, 1967, quando Franco teneva la mano stretta alla moglie e stavano assistendo a uno spettacolo teatrale che io appena 18enne stavo rappresentando al Cursal di Augusta, il teatro Cursal, lo dico ai tantissimi che sono di Augusta, e in quella fotografia si vedono loro due, mano nella mano, così romantici, così teneri, no? E Franco sorrideva proprio perché in quel momento stavamo presentando un testo comico, no?
rimasta lì nella mia memoria, oltre che nella carta, no? E quindi quel ricordo è stato un ricordo che mi ha accompagnato, anche perché giustamente Franco era un tipo, come ha detto Chiara prima, leggero, nel senso che sapeva cogliere il lato umoristico, se ce la facciamo, no? Dell'esistenza, che è fatta sì di luci, di ombre, di drammi, di farse anche, ma anche ovviamente di sorrisi, giusto? E il sorriso che poi ci accompagna per tenerci, come diceva poi un poeta, no? Pensa positivo, un cantante, anzi, giusto? E ricordando il cantante Giovanotti, per riallacciarmi, sì, Giovanotti, ma io stavo pensando a un altro cantante quando poco fa ascoltavo Notte Bastarda, che non conoscevo. Ma non si potrebbe musicare questa poesia, Notte Bastarda, perché mi fa venire in mente un cantante famoso, per i giovani addirittura, un cantante di quelli gasati. E tanti di voi che questo cantante, non mi viene in mente un cantante che canta cose del genere, Notte Bastarda. Pensate, Pietro Lani in questo momento non mi viene in mente il cantante, no, Giovanotti, non rap, Vasco Rossi, no, Ligabue, no, Vasco, non è una canzone da Vasco, potrebbe riempire le vasche, o da Ligabue. Io penso che se ci fosse un musicista qui, penso che potrebbe andare bene, no? Notte Bastarda, perché mi sembra proprio un tipo da musicare, e cantare, ma quasi anche con un tono aperto, volendo. Allora, con questo augurio, oltre che con la speranza di ripubblicare le poesie di Franco e il romanzo, e questo è il testo, suscitato da un'immagine proprio visiva che io ho visto in quel momento, mentre ero dietro e dentro. La mia mano hai portato al cuore per la notte buia in quell'ospedale. Ora sto dietro il vetro con timore, ti vedo immobile con il tuo male. Ti rivedo con il pallone adorato dribblare sui campi, giovane e snello, ritornare infine tutto sudato, eri per me il guerriero più bello. Sei ora per me la sola radice, papà, e vorrei solo starti accanto. Sento la mamma che ti benedice, sento il suo silenzioso pianto. Lei era la tua fan più accanita, ti seguiva ovunque con passione, ti direbbe: gioca questa partita, sferra l'ultimo calcio a quel pallone. Dietro il vetro ti guardo con tremore, ma voglio stringerti forte la mano, voglio trasmetterti tutto il mio amore come facevi tu in un giorno lontano. Grazie. Alessandro Guadagnini, che oggi non è presente ma con cui collaboriamo spesso, perché noi, a parte le arti che ho prima citato, le arti figurative, appunto il canto e la musica, collaboriamo anche con i Bonelliani Siculi, che è la casa editrice, la Bonelli Siculi dei fumetti. Loro si occupano nello specifico di fumettistica, infatti presto collaboreremo insieme anche ad un evento sito in Agireale. Thank you.
Fortunatissimo, 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 per verità. La 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 la